È tornata la neve sulle colline e le montagne piacentine, interrompendo finalmente il lungo periodo di siccità che sta definendo questi mesi invernali. Secondo il meteorologo Vittorio Marzio, le precipitazioni di oggi sono solo un antipasto delle previsioni riguardanti stanotte e domani mattina. Durante le prossime ore, soprattutto dalla tarda serata, nottata e prima mattinata di domani, le precipitazioni si intensificheranno e a causa appunto dell'afflusso freddo registrato nei giorni scorsi, queste precipitazioni potranno risultare essere nevose sino a quote veramente molto basse. L'area maggiormente interessata dalla perturbazione nord-atlantica è la parte centro-occidentale della nostra provincia, che da Piacenza si estende verso la Valtidone. Si parla di circa 30-40 centimetri alle quote alte del nostro Appennino, quindi medio-alte, per la zona di crinale sostanzialmente, e man mano che si va verso la pianura, i centimetri ovviamente diminuiranno, gli accumuli saranno minori, fino ad avere quote di 3-400 metri, 4-5 centimetri di accumulo, insomma. Quindi diciamo sì, nevicate, non abbondanti, ma assolutamente una passata molto veloce, perché poi già dal pomeriggio di domani questa perturbazione si allontanerà verso Levante e registreremo quindi un miglioramento della situazione. Da mercoledì quindi si rialzeranno le temperature e tornerà quel vento caldo proveniente dalla catena alpina che ha contraddistinto le scorse giornate. La primavera è alle porte, si fa sentire, diciamo che è stato un inverno un po' strano perché ha regalato la prima parte dell'inverno di dicembre sostanzialmente in media, se non sotto media, e poi non c'è stato più nulla.